Buon pomeriggio Gennaro, buon pomeriggio Eugenia, ci troviamo a San Pietro ma abbiamo lasciato la piazza, siamo saliti un po' più in alto, dicevamo da questa mattina con il naso all'insù anche per dare l'ultimo saluto a Benedetto XVI che tra un'ora circa, poco meno di un'ora, lascerà il Vaticano con l'elicottero. Ci troviamo sulla loggia del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, mi trovo con il Cardinale Presidente, il Cardinale Francesco Cocco Palmiero, buonasera Cardinale. Buonasera a tutti. E grazie Cardinale per averci ospitato intanto in questa cornice prestigiosa, direi in questo pomeriggio così carico e denso di significati. Io, Eminenza, partirei subito con una domanda che ci riporta a questa mattina. Lei ha avuto la possibilità insieme ai suoi colleghi cardinali di incontrare il Papa. Allora, Eminenza, com'è stata, com'è andata questa mattina? Questa mattina eravamo un folto gruppo di cardinali, ho fatto il conto di circa 170, eravamo direi tutti emozionati, però anche contenti, perché le dimissioni del Papa non ce lo portano via definitivamente. Certo è un momento di distacco, però anche la contentezza che lui finalmente possa trovare un po' di riposo, di serenità. Le sue parole sono state, come al solito, molto affettuose, molto spirituali, e poi alla fine ha avuto la sensibilità di dire: ecco, tra voi c'è già il nuovo Papa, io già gli esprimo i miei sentimenti di stima, di affetto, di devozione. Una cosa avete provato in quel momento, Eminenza? Una cosa molto, 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 molto profonda, molto, molto emozionante, possiamo dire così. Lui come sta in queste ore? Io poi l'ho salutato come tutti gli altri perché ha ricevuto tutti i cardinali a uno, tra l'altro stando in piedi, che potevano anche farlo sedere, ma è stato in piedi come di solito quando ci sono questi momenti di saluto, come al solito molto sereno. Ecco, io guardo sempre gli occhi del Papa, gli occhi del Papa sono occhi pieni di luce, il che significa che esprime quello che ha dentro di lui, e cioè Gesù. Questo è molto significativo, è il suo grande messaggio, anche senza parole. Eminenza, pochi giorni fa noi giornalisti, ma non solo, lei ci ha aiutato a capire un aspetto importante, cioè di come continuare a chiamarlo Benedetto XVI. Sulle pagine del Corriere della Sera lei diceva: Benedetto XVI resta sua santità. È vero, è così? Si sono convinto che è così, perché come tutti i vescovi che lasciano l'ufficio, che si chiamano vescovi emeriti, però non perdono il loro titolo competente di eccellenza o di eminenza, e certamente il Papa emerito manterrà il titolo di sua santità. Credo che si chiamerà giustamente pontefice emerito, sua santità Benedetto XVI. Io volevo dare un'informazione al pubblico che ci segue. Intorno alle 15.50 è atterrato l'elicottero che porterà più tardi, intorno alle 17, il pontefice a Castel Gandolfo. Oggi, Eminenza, lei parlando del conclave diceva, parlava anche delle congregazioni. Qual è il senso di questi appuntamenti che dai prossimi giorni vi attendono come cardinali, come principi della Chiesa? Beh, il senso è di non entrare in conclave impreparati. Evidentemente non ci conosciamo tutti, alcuni sì perché ci frequentiamo più facilmente, ma altri vengono da lontano. È un'occasione per conoscersi ed è un'occasione anche per scambiarsi impressioni, idee, progetti per gli anni futuri, e quindi per prospettare in qualche modo l'identikit del nuovo Papa. E poi anche per fare delle ipotesi di persone, perché noi dobbiamo essere convinti che il nuovo Papa è già stato eletto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo deve farlo conoscere agli elettori, però evidentemente usando tutti i mezzi umani del confronto, del giudizio anche sulle persone, quindi delle ipotesi di idoneità o di non idoneità, e questo si fa anche con lo scambio di impressioni, di pareri,
di candidature. Certo, certo. Eminenza, noi approfittiamo della sua pazienza perché da studio c'è un grandissimo vaticanista, Gianfranco Sviderkowski, che vuole rivolgerle una domanda. Purtroppo sua Eminenza non è collegato, quindi devo fare da tramite, lo dico a Gianfranco, ma ascoltiamo le domande volentieri. Intanto un saluto a sua Eminenza. E poi la domanda è questa. La saluta a Sviderkowski. C'era la rinuncia è scritta nel codice nuovo revisionato, nel codice vecchio. Com'è che, come può spiegare lui che invece non sia mai stato dato un seguito ad una descrizione anche della prassi che sarebbe stata seguita anche nel nome, nel comportamento, in quello che sarebbe capitato nel caso di una effettiva rinuncia? C'era solo scritto nel codice e basta. Due sole righe, credo. Sì. Sto traducendo la domanda, diceva giustamente Gianfranco, la rinuncia è riportata nel codice, però l'aspetto del nome, di come chiamare il pontefice, perché non si è al momento opportuno, come dire, prevista anche questa ipotesi? La rinuncia è prevista nel codice al canone 332, paragrafo secondo, però questo canone evidentemente non entra nei dettagli e non è stata prevista anche questa determinazione del nome, cosa del tutto comprensibile. Certo, saranno giorni intensi qui, in questi momenti come ci sentiamo in queste ore? Beh, come ci sentiamo anche come dovremmo sentirci, direi che dovremmo sentirci soprattutto determinate dalla fede, dalla convinzione, cioè che l'eletto deve essere conosciuto alla luce dello Spirito. Per cui dobbiamo anche pregare, chiedere questo lume, questa illuminazione, quindi sentimenti di fede, atteggiamento di preghiera, evidentemente anche calma, serenità poi. Preghiera e attesa. Abbiamo ancora 30 secondi. Io li valorizzerei, Eminenza, per chiederle, in questi giorni il popolo di Dio magari si è sentito anche smarrito per questo annuncio, il Papa che va via. Allora come guardare al futuro della Chiesa? Evidentemente con fede. La Chiesa è di Gesù e possiamo dire della Madonna. E a loro due non gliela fa nessuno. E quindi dobbiamo essere sicuri che la Chiesa è saldamente nelle mani del Signore e della Santissima Vergine, quindi dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo però essere anche molto umili, pregare e fare di tutto quello che è il nostro potere per promuovere la vita e la santità della Chiesa. Grazie, grazie a Sua Eminenza Francesco Cocco Palmiero, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Le li porto, è proprio alle nostre spalle, vero? Proprio non qui. Si vede da qui, però è proprio al di là, sì, di quelle piante che si vedono da lontano, al di là del colonnato. Saremo anche noi un po' col naso in su per dire il nostro grazie. Questo vero? È un punto di strategico, di visione di tutto, non solo dalla finestra del Papa, ma anche appunto dell'elicottero. Quando veniva per esempio da Castel Gandolfo per le udienze del mercoledì, passava sempre qui sopra, noi lo salutavamo in anteprima. Certo. Grazie Eminenza, grazie per l'ospitalità in questa cornice prestigiosa, grazie, grazie e naturalmente buoni giorni di preghiera, grazie a voi studio, grazie.